emergenza Covid-19, il Consiglio ha approvato all'unanimità la revoca della Commissione speciale sui vaccini. Sarà adesso la Commissione d'inchiesta ad occuparsi della gestione della pandemia. Stati Generali della Salute, prosegue fino al 31 agosto la consultazione online. L'appello del Presidente dell'Assemblea regionale, Antonio Mazzeo. Scriveteci e segnalateci le vostre proposte. Vi ascolteremo per disegnare insieme la sanità del futuro. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal Sistema Sanitario Regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana. È accaduta una cosa un po' strana: l'opposizione con 8 firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legati all'opposizione. La prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria, di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è: c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento, sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita su richiesta dell'opposizione, ma l'avrebbero potuto fare sempre, perché con 8 firme, che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione, è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile, ovviamente senza il contributo della maggioranza. Su questo è chiaro, visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione, la commissione d'inchiesta. Vedremo, noi intanto come terza commissione, io sono il presidente, continuiamo con il nostro lavoro. Siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposte alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le graduatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentate, le imprese hanno dato risposta. E credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato, della medicina di base. Quindi nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene. E quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio. Quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito, e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano
come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuol dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta. Quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale, oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. Ci dispiace solamente che, come spesso accade, la maggioranza ha alzato un muro nei confronti, in questo caso, della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno. Non volevo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cosa è successo. Cos'è successo con i medici di famiglia che hanno dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo? Cos'è successo con i caregiver? Cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi, con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al CREAF di Prato? Ecco, pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta come da noi proposta, unica forza politica. Oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta di Fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica.
La consultazione pubblica in vista degli Stati Generali della Salute proseguirà fino al 31 agosto. La decisione di prorogare l'apertura del portale è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni e dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, in considerazione dell'alto interesse manifestato finora da cittadini e stakeholders e per allineare la consultazione con l'andamento delle audizioni in commissione. Gli Stati Generali della Sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Consentitemi di ringraziare il Presidente Enrico Sostegni per l'enorme lavoro che sta svolgendo insieme ai membri della Commissione ormai da qualche settimana. Audite più di 50 persone in Commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi 5 anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia che vive nei borghi più periferici della nostra regione. Tanto il lungo lavoro è, diciamo così, a metà, tant'è che il primo elemento che abbiamo deciso di fare è prorogare il periodo di apertura del portale, perché siamo a oltre 100 contributi e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi. Per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici. Abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione. Sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza, perché anche questo è uno dei temi caldi. Vediamo, mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità, e questo sarà un altro elemento. E il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione, sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale, sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni. Abbiamo chiesto a questo un contributo del MES, dell'ARS, e ci permetterà quello di vedere come il sistema nei prossimi anni sarà rivoluzionato e stravolto dal sistema sanitario.